Bene ragazzi, come promesso, ecco i due gol presi da Gigio Donnarumma con l'Udinese e con il Manchester United. Spero che questi video vi possano interessare, vi possano piacere. Continuate i commenti perché nell'ultimo su Szczesny siete stati veramente bravi. Ho avuto anche l'onore di una ragazza che vuole iniziare questo ruolo bellissimo. Il mio consiglio che gli ho dato è di iniziare con tanta tecnica e tanta coordinazione e poi lasciarsi trasportare dalla sua passione per questo ruolo, perché è un ruolo difficile ma bellissimo. Bellissimo perché ti emoziona sempre. È vero che siamo sempre sull'orlo del precipizio, ma siamo anche a un certo punto siamo sempre sulle stelle, perché questo ruolo qua è eccezionale, è poetico. Nel calcio è veramente un ruolo poetico, un ruolo solitario, però è un ruolo di cuore, perché chi fa questo ruolo ha veramente tanto tanto cuore, una testa un po' pazzerella, ma questa è un'utopia, perché noi, i più grandi portieri sono secondo me invece dei geni, perché fare questo ruolo bisogna essere veramente folli, e dei geni, i più grandi geni della storia erano pazzi, erano folli. Iscrivetevi al canale YouTube Accademia del Portiere e lasciate dei like e commentate anche questo video. Un abbraccio forte e un No Just the Game a tutti. Buongiorno ragazzi, allora come promesso continuiamo con l'esame dei nostri amati portieri su quello che stanno facendo in questo momento nel calcio mondiale. Parliamo dei più grandi portieri che ci sono adesso nel calcio. Dopo l'ultimo video fatto con Szczęsny, ho avuto un gran successo, quindi vi ringrazio tantissimo per la visione e vi ringrazio tanto anche per i commenti che sono importanti. Io lo faccio per lavoro di allenare i portieri, però la mia visione non vuol dire che è uguale alla visione di qualcun altro, però il confronto è sempre ben accetto perché si impara sempre da tutti e ognuno ha una propria visione dell'argomento in cui stiamo trattando. Quindi la cosa è molto bella, molto positiva ed è importante sapere anche come la pensate voi dei gol subiti dai nostri amati portieri. Intanto, presentazione alle mie spalle, vi faccio vedere un pochettino le mie maglie da Castellazzi, da Mirante, Antognoli e la mia del Perugia. Poi quando ci sarà un po' più tempo vi farò vedere una carrellata di maglie dei portieri di cui ho qua a casa, portieri importanti e portieri forti del nostro campionato passato. Allora, come promesso, oggi discuteremo dei due gol presi da Gigio Donnarumma di Milan Udinese e Manchester Milan. Allora, premetto che qui stiamo parlando, non tutti sono d'accordo, però ragazzi, un portiere di 22 anni che ha più di 200 presenze nella Serie A e gioca nel Milan, noi possiamo parlare solamente di un grandissimo portiere. Al di là della struttura fisica, che è importante, perché veramente ha tutte le doti possibili questo ragazzo per diventare un numero uno, per raggiungere il nostro grande numero uno, che è Gigi Buffon, con le presenze, con le vittorie, insomma con tutto. Questo ragazzo ha veramente tanto davanti, ha tanti anni davanti, ha tanta esperienza ancora da accumulare. Stiamo parlando di un ragazzo di soli 22 anni, quindi non possiamo che parlare bene e poi è un nostro italiano, è un nostro elemento, è un nostro portiere cresciuto nei nostri vivai, quindi dobbiamo essere solo che contenti di un ragazzo del genere. Poi tutte le altre cose io le lascio a chi se ne intende, a chi vuole parlare di soldi, queste cose a me non mi interessano. Io parlo del ragazzo, parlo della struttura e parlo
di quello che sta facendo. Insomma, partiamo allora con l'esame del primo gol. Allora, intanto guardiamo la posizione di partenza, ottimale, perché al di là è un calcio d'angolo uscire, poi con tutte queste marcature a zona dobbiamo venire fuori. Poi sicuramente in questo caso il Milan ha studiato l'Udinese, non fa mucchio sul primo palo, quindi è normale che il portiere deve stare fuori. Questa è un'analisi poi tecnica che si fa durante la settimana. L'analisi tattica adesso del movimento, io non concepisco delle cose, adesso non vi sto a far vedere altri portieri, però visto la partenza alta, la vedete? Poi andiamo a vedere il colpo di testa dove verrà fatto. Secondo me tanti portieri vanno troppo dentro la porta. Io con i miei portieri li alleno proprio a fare un passo all'indietro, perché tanto al limite se tirano forte la palla è lì vicino, passa lì vicino. È difficile che facciano un pallonetto di testa o un qualcosa di... Troppi portieri vanno dentro la porta, troppi portieri vanno dentro la riga. In effetti il problema è stato questo. E poi dopo andiamo a analizzare che c'è un altro problema. Più che altro a livello tecnico questo. Adesso guardiamo intanto l'azione del gol. Qui parte il cross, lo vedete, colpo di testa, e il giocatore che gli sbuca davanti, logicamente gli dà fastidio perché è passato davanti. Però il problema non è questo. Il problema adesso lo andiamo a analizzare, secondo me, poi dopo voi dite la vostra. Adesso guardiamo a rallenti. Quindi colpo di testa, come dicevo, Donnarumma era alto, nella posizione alta. Cosa fa? Fa tanti passi e torna verso la porta. Colpisce la palla, il giocatore, quello lì che è marcato da Calabria, gli sta passando davanti. Adesso qua, lo vedete, con il busto è ben in avanti. È ben in avanti. Logicamente gli dà fastidio questo giocatore che fa con questa gambetta che passa davanti alla palla. Se io vi faccio vedere i Buffon di una volta, i Marchegiani di una volta, Lupatelli, se ve lo ricordate, anche Lupatelli, questa palla qua la mangiavano in attacco. La mangiavano in attacco. Logicamente, una volta che passa sta palla, anche se piano, non è facile andarla a prendere. Poi cosa fa? Lui col busto, guardate come alza il busto. Guardate come alza il busto. La palla gli sbuca. E a quel punto lui l'unica cosa che può fare sono i piedi. Ma ricordatevi la partenza, più o meno dove è Calabria, anche più avanti. Quanto avrà perso per un colpo di testa effettuato dietro il dischetto del rigore? Considerate che la rietta piccola sono 5,50 m, lui avrà perso più di 3,5 m. Perché devo tornare così dietro? Per un colpo di testa avvenuto dove? Guardate dove. Più o meno. Dischetto di rigore, vedete dov'è il dischetto lì? Contrastato. In caduta. E siamo già. Tanti portieri ormai, addirittura qualcuno tipo Perino, ho visto Marchetti l'altro giorno, dentro la porta anche. Ma perché? Perché? Se lui era più avanti, questa palla qua la va a attaccare, porta via Calabria, porta via l'attaccante dell'Udinese. Purtroppo, quando passano davanti, è una palla, è normale che d'istinto il corpo si alza, passa la palla. Qui l'unica cosa che poteva fare erano i piedi a un certo punto. Quindi, secondo me questo è un errore tattico e tecnico nella parte finale, ma tattico iniziale e soprattutto tecnico che doveva andare ad attaccare, pugni come volete. Ragazzi, qui stiamo parlando di un portiere di 1,96 m. Va ad attaccare una palla, secondo me è dura, eh. Ecco la questione tattica. Perché le posizioni adesso nel calcio sono fondamentali. Ripeto, questo è il mio parere. Aspetto ai vostri commenti su questo gol e
e andremo a analizzare il gol che ha preso a Manchester. Allora, bentrovati. Come promesso, andiamo ad analizzare il secondo gol. Però prima di partire ad analizzare il secondo gol, io vi faccio vedere quanto ce l'ha nelle corde questo ragazzo, se sono allenate bene le cose. Perché quando si parlava di posizioni, io con i miei ragazzi allenandoli, io amo la posizione, amo trovare la posizione perfetta, amo allenare il corpo del giocatore avversario a seconda di come è messo e a seconda di noi come dobbiamo metterci. Perché fare una cosa del genere in una spinta e allungarci così vuol dire che ce l'abbiamo nelle corde. Quindi questi due gol, uno come lui poteva evitarli. Perché guardate cosa fa in questa occasione. Guardate la posizione, guardate il giocatore che sta crossando, guardate dov'è lui, è in una posizione giustissima. Guardate cosa viene a prendere, perché lo vedete come è messo con il corpo, è quello che io alleno con i miei ragazzi. Guardate cosa prende, guardate che spinta, guardate che attacco in avanti. Questo stavo dicendo anche nel primo gol, perché un portiere come lui può fare queste cose, quindi deve andare ad attaccarle quelle palle, ma è una questione di posizioni. Una questione che non si deve tornare troppo indietro, bisogna stare avanti, bisogna trovare delle proiezioni giuste con il corpo, perché se no si prende gol. Quindi ce l'hai nel DNA e ce l'ha nel DNA. Quindi una cosa del genere è importantissima. Adesso andiamo ad analizzare il secondo gol. Eccoci qua pronti ad analizzare il secondo gol preso da Donnarumma nel match Manchester United-Milan. Allora, partiamo intanto con la visione. E andiamo a vedere tutti i gesti. Allora, guardate intanto il lancio da dove parte. Il lancio parte nella zona centrale. Adesso, se riesco a farvi un fermo immagine, cerco di farvi capire su quello anche che io lavoro con i miei ragazzi. Aspetta, ecco, ok. Allora, la vedete la proiezione di Donnarumma? Quindi piede destro in avanti, corpo messo un po' laterale, non proprio dritto. Allora, io e i miei ragazzi lavoriamo su questa cosa ormai da 2 anni, perché ormai tanti cercano la profondità, quindi l'attacco alla linea. È vero, fanno tanto possesso, però dopo cercano anche tante squadre giocano sulla profondità e sull'attacco alla linea. Noi giochiamo con la linea molto alta, quindi i portieri devono avere una proiezione anche con il corpo giusto. Secondo me, in questo caso non è esatto mettersi in proiezione, perché il giocatore sta guardando la zona centrale. Quindi mettersi in proiezione con un piede e con il corpo ha più senso se il giocatore fosse laterale, quindi c'è un tiro più a girare. Però è una cosa un po' particolare, una cosa che non è facile da spiegare qua in un video. Allora, guardate intanto la posizione. La posizione, secondo me, è anche giusta. Poteva essere forse un pochettino più avanti, anche se bisogna dire che sì, in questo caso non aveva coperto la palla, però è un destro, quindi è nella stessa zona che sì, più o meno la poteva coprire, quindi secondo me poteva stare un metro un pochettino più avanti, però comunque è sull'arietta piccola, quindi siamo sui 5,50 m, quindi quasi 6 metri, dai. Partito il lancio, cosa fa? Prova a venire in avanti, la palla sta scendendo, quindi lui pensa di non arrivare. Secondo me lui qua, se invece di fermarsi, continua ad attaccare questa palla qui, lui in uscita, a due pugni, la va a prendere. Perché vi ho fatto vedere prima quando si allunga, quando spinge, che spinta enorme che ha. Invece cosa fa? Eccolo qua, lui qua si ferma. Pensando di non arrivare più, lui qua si ferma, praticamente a questo punto è nella terra di nessuno. Questo fa una gran cosa perché gli fa un pallonetto. Però ragazzi, effettivamente questa palla qua lui la doveva andare a prendere, doveva andarla attaccare. Io ve l'ho fatta vedere anche al rallentatore e lui ha sbagliato proprio il movimento, cioè era messo bene, è partito. Lui doveva continuare lì, doveva continuare ad andare ad attaccare la palla. Ad attaccarla. Ad attaccarla. Ce l'ha.
Ce l'ha, ve l'ho fatto vedere, ma poi ci sono tanti altri video in cui si vede che lui attacca. Ecco, un portiere come Marchegiani, questa palla qui l'avrebbe bloccata. Altri portieri del passato, perché c'era il concetto di andarla a prendere, di andarla a attaccare questa palla. Io continuo sempre ad allenare sempre sull'attacco, perché la mia squadra gioca alta, quindi noi dobbiamo andare ad attaccarla, sta palla. Lui, secondo me, questa palla, e aspetto i vostri commenti, lui doveva andarla a prendere, doveva andarla ad attaccare, perlomeno doveva andarla a respingere di pugno. Non mi piace dire con cattiveria, perché non ha senso. Con personalità. Ecco, con personalità. Un portiere come lui. Queste sono le cose che dovrà acquisire man mano che andrà avanti. Perché comunque sia, ragazzi, stiamo parlando di un portiere di 22 anni che ha già 200 presenze in Serie A con il Milan. Non con tutto rispetto delle squadre che lottano per la retrocessione, con il Milan. Quindi, sono tanti. Queste piccolezze che lui deve migliorare con l'esperienza. Questa palla qui la doveva attaccare. Questo è il mio parere. Vi aspetto nei commenti.